Bentornati ancora una volta. Che dite se oggi ci guardiamo il seguito di Banjo-Kazooie per Nintendo 64? Vedete che sicuramente vi piacerà da morire questo gioco. Avevamo visto, cari amici, il primo episodio della serie di Banjo-Kazooie per Nintendo 64? Passeremo al suo seguito, rilasciato nell'anno 2000 su Nintendo 64, e si chiama Banjo-Tooie. La storia di questo gioco inizia esattamente 2 anni dopo la sconfitta della strega Gruntilda nell'episodio precedente, in cui Banjo-Kazooie l'hanno definitivamente sconfitta, si concedono un po' di riposo, hanno anche distrutto il suo robot con dentro addirittura la sua anima, cioè il Grantis Revenge. E purtroppo una nuova minaccia comincia a incombere sul loro mondo, in pratica sarebbe la sorella di Gruntilda, che sta cercando di creare problemi a Banjo-Kazooie e anche ai suoi migliori amici. E ho compito dei nostri due protagonisti del precedente episodio entrare in azione. Ma invece di concentrarci sulla storia, se no vi rovino la sorpresa, guardiamo invece gli aspetti tecnici del titolo. Vediamo la grafica. Graficamente com'è? Se avete visto l'episodio precedente, per Nintendo 64 qui ha quasi lo stesso identico motore grafico, che tra l'altro era già perfetto per quello precedente. Ambientazioni tutte tridimensionali, ben realizzate nel design, molto colorate, e qui non è presente neanche l'effetto nebbia, anzi, a volte ci si chiede come hanno fatto a tirar fuori una grafica così dal Nintendo 64. Lascia senza parole, e anche i personaggi sono certamente molto quadrati, perché del resto non è una PlayStation 2, ma del resto erano ben realizzati, simpatici alla vista, tutti i personaggi, primari e secondari, e ben animati, dal primo all'ultimo. Anche sul lato del sonoro, la Rare ha fatto un lavoro incredibile. Abbiamo gli stessi effetti sonori del titolo precedente, che sono perfetti per questo gioco, dal primo all'ultimo. E ne sono stati aggiunti anche dei nuovi. E abbiamo anche delle musiche di sottofondo che non annoiano per niente, sono ancora più belle di quelle del primo capitolo. Sono perfette, non annoieranno mai, e vi verrà voglia di ascoltarle all'infinito. Dando un'occhiata alla giocabilità, cos'è Banjo-Tooie? È una sorta di platform a tema fantasy. Il nostro scopo è un po' come nel precedente episodio, guidare i personaggi di Banjo e Tooie all'interno di ambientazioni tridimensionali, risolvere situazioni e certamente vincere punti, sconfiggere degli avversari. Le ambientazioni sono varie. C'è la montagna spirale e anche l'isola Ho-Hags, che è molto grande, e ci sono addirittura 8 ambientazioni importanti che ognuna contiene dei propri livelli che sono quasi tutti collegati dal primo all'ultimo. I livelli non sono tanti, ovviamente, ma sono molto lunghi e difficili. Portarla a termine vi garantisco che non è per niente semplice. Quindi, buon divertimento! In questo gioco ci sono anche
una cosa molto importante: il nostro personaggio può subire delle trasformazioni, può diventare un Kazuya drago, oppure può diventare pietra nel tempio Maya, o un detonatore alla Glitter Gulch Mine, può diventare un'auto al Witchy World, al Jolly Rogers Lagoon, un sottomarino, a Tay Day Dattikland può diventare un Baby T-Rex o un Baby T-Rex, in Grantis Industries invece una lavatrice, in Alpha Epix una palla di neve e a Cloud Cuckoland un'ape addirittura. Quindi, umorismo, divertimento, assicurato. In questo gioco sono anche presenti dei camei che non ve li voglio dire, vi dico soltanto che sono personaggi che provengono da giochi Rare. E c'è anche Super Mario addirittura. Sì, da qualche parte lo troverete. Dopo questo secondo capitolo, la Rare pensò di fare un remake disponibile nel 2009 che non è degno dell'originale. Si chiamava Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. E fa veramente schifo, ma questo dipende dai vostri gusti. Beh, con questo è tutto, gente. Vi aspetto alla prossima. Ciao! Thank you.